Bush, se ricordo bene. Esatto, entro nella mitica pagina della ricerca avanzata che vi invito ad utilizzare da oggi in poi. Cioè, utilizzate Google nella ricerca avanzata e vedrete che avrete dei risultati molto più soddisfacenti. Perché? Perché vi permette di calibrare la vostra ricerca nel modo più chirurgico possibile. Zoom perché? Certo che sì, c'è, ma devi aprire la rotellina. Una volta invece c'era la ricerca avanzata, così dicevi, quando io voglio delle cose un pochettino più precise. Se voi ci fate caso, la ricerca avanzata permette di scegliere alcune parole specifiche, escludere altre parole. Esempio, anche escludere alcune lingue, escludere alcune aree geografiche. Quindi potete calibrare la vostra ricerca in modo molto molto preciso. E guarda un po' cosa potete fare anche. Vedete che c'è diritti di utilizzo? Vedi. Guardate cosa succede. Se io apro, cosa mi dice? Allora, vedete che torniamo al punto di partenza. Cioè, lui, in questo modo, Google cosa fa? Ci presenta risultati che hanno già una caratteristica di licenza che a me interessa. Cioè, io voglio, so che questo mio contenuto poi finirà in un circuito commerciale. Quindi ho bisogno di licenze che mi autorizzano anche a fare un uso commerciale, perché non so, sono un documentarista, sto facendo un cortometraggio che però poi verrà proiettato nei cinema, nei festival, la gente paga il biglietto, ok? Quindi quello è un uso commerciale. Devo scegliere risultati condivisibili liberamente anche a scopo commerciale, ok? Quindi lui ci darà solo pagine, solo, non so, facciamo l'esempio. Una parola chiave che può essere gatto, mi darà tutte le foto di gattini che sono già selezionate sulla base della licenza. Ovviamente io, sempre in un'ottica di consapevolezza, vi invito sempre poi a fare una verifica, perché Google non è il padre eterno, sbaglia, nel senso che è un motore di ricerca, può essere che qualcuno abbia messo dei metadati sbagliati nella pagina e lui te la dà lo stesso la foto. Quindi vi invito comunque poi a cliccare, a guardare. Basta andare a vedere dove c'è il campo copyright, se è tutto regolare. Proprio, prendiamole a caso, se ci piace questa qua, vediamo dove ci manda. Vedete, io farei visita la pagina, così andiamo alla pagina originaria e vediamo se effettivamente la licenza compare. Non la vedo sotto. Però non la vedo. No, e vi ripeto, Google si basa sui metadati, quindi no, può essere che nella pagina, nel codice della pagina ci sia qualche cosa che a lui fa venire in mente questo. Privacy credits, no, secondo me è più privacy. In realtà non sarebbe il posto giusto in cui metterlo, perché il copyright non c'entra nulla con la privacy, ma può essere. No, vabbè, c'è capitato uno di quegli esempi in cui Google ha toppato. Credits? No, questo mi sembra proprio un'immagine sotto copyright. Proviamo a vedere l'altro esempio che faceva Luca della musica. Ok, questo non lo conosco e quindi utilizzerei uno che mi è più familiare, che è Jamendo. Jamendo.com è un mega archivione di musica in cui c'è solo musica sotto licenza Creative Commons. È questo. Quindi se cercate qua dentro, sapete che un altro, chi è che ha la passione della fotografia? Dai, non ci credo, nessuno ha scattafoto, zero, non ci credo. Vabbè. Sapete che esiste una piattaforma apposta per fotografi che si chiama Flickr. Cioè, è una marea di roba anche lì. Quella uguale, quella, se ci fate caso, quando cercate le foto vi dice anche lui il tipo, lo status, diciamo, di diritti.
ma anche lo stesso slash share, adesso scusate, lo stesso slash share fa sta cosa. Slash share, io il mio account, tutte le mie slide sono sotto licenza open. Se voi cercate slash share, se me la riprendi, così potete vedere delle slide degli altri miei, gli altri miei corsi, tutto è sotto. Ne prendiamo una a caso, questa qua di settimana scorsa, si apre la presentazione dove sarà la licenza, ma pensa un po', license CC attribution qua sotto, vedete, share alike, ok? E io per come dire, legare la licenza, attribuire la licenza alla mia slide, alla mia presentazione, non ho dovuto fare granché, perché quando carichi su slash share viene fuori una bella schermata con scritto scegli la licenza. Nessuno usa slash share, se ci fate caso. Se non dite nulla, lui vi lascia copyright. Quindi metti il copyright come se fosse tutto chiuso, tutti i diritti riservati, che è quello che è come funziona, diciamo, il diritto d'autore. Tendenzialmente, se appunto, come vi spiegavo prima, se non l'avete fatto voi, è qualcun altro e quindi qualcuno ha i diritti. E se invece voi volete riliberare questa vostra opera perché non la volete chiudere sotto le maglie del diritto d'autore classico, scegliete una delle sei licenze, che sono quelle che ci ha fatto vedere prima nella slide di prima Luca. No, altre cose, in realtà stiamo parlando tanto di diritto d'autore e poco di privacy, però mi sembra che l'argomento di... Quindi si può scaricare. Sì, sì. Queste qua si possono riutilizzare, non solo scaricare, si possono scaricare, si può fare opere derivate, si possono anche vendere in teoria. Cioè, poi ci si scontra con le reti. No, vabbè, per cui può andare a vendere ragazzi in questo caso. Sì. Sì, sì, ovviamente. No, era per dire che io non ho nulla in contrario che qualcuno venda. Ovviamente sarei tanto curioso di sapere chi è che pagherebbe per comprare una cosa che trova gratis da un'altra parte, però visto l'assurdità della psiche umana può anche succedere quello. Sì, no, nel senso che abbiamo parlato tanto di diritto d'autore, di privacy solamente così come cappello in genere. Scusa, però, ecco. Un ultimo chiarimento, sì. Quando facciamo vedere i film? DVD comprato. Ah, beh, lì. E noi in classe lo facciamo vedere. Allora, io so che per questo tipo di attività in realtà molte scuole pagano una sorta di abbonamento annuale a SIAE, che è una cosa di una cifra irrisoria, quindi magari la vostra scuola lo ha fatto e voi non lo sapete, però c'è un accordo tra Ministero dell'Istruzione e SIAE. Perché comunque stiamo violando. Sì, ahimè, non è che lo state violando. Se è attività didattica, sì, però l'articolo 70 parla di, cioè, a volte bisogna essere onesti, a volte il confine è molto labile. Cioè, mi ricordo quando da me al liceo si organizzavano le assemblee di istituto, in realtà erano sostanzialmente dei cineforum, no, perché venivano anche i cugini, le fidanzate, i parenti, i nonni, quindi si facevano nei cinema e quindi lì si ha un pochettino... storceva il naso. Poi ovviamente a volte per una questione di quieto vivere la SIAE non va dalla scuola, per una questione di immagine, però ahimè, se cercate sui siti di informazione, qualche scuola si è beccata anche le sanzioni per lo spettacolino di Natale perché c'era la musica sotto. Quindi un conto se siamo nell'ambito chiaramente di attività didattica, non mi farei il problema. Quando si organizzano eventi, quindi lo spettacolo, l'assemblea di istituto, che in realtà non è una vera assemblea ma è più un cineforum, allora lì potrebbe esserci qualche problema. Ok? Poi è ovvio che se uno dice io devo fare una lezione, sono all'istituto, non so, all'istituto artistico, devo fare una lezione sul cinema, sulla storia del cinema, devo far vedere pezzi di Kubrick, vabbè, è ovvio che quella è attività didattica, non c'è dubbio, e non vedo problema, rientreremmo nell'ambito della diciamo di una libera utilizzazione generale per l'attività didattica, però con alcuni limiti. Ok, altre domande, altre curiosità? No, di privacy nessuno si preoccupa. No,
se forse vi ho buttato troppo su. Scusate, no, passo il microfono perché ho paura che poi nella registrazione non si senta. Scannerizzare un'immagine da un libro, perché ti serve per una tua produzione multimediale con i ragazzi che poi verrà pubblicata su piattaforme, per esempio, dell'università in ambito di ricerca. Questa cosa si può fare? Perché già, no, perché è una copia, si sta cambiando il contesto di utilizzo. Poi in più, se sento dire che va a finire in una piattaforma, torniamo al punto di partenza del... La risposta è sempre dipende, perché dovrai leggere i termini d'uso di quella piattaforma. Tendenzialmente tutte queste piattaforme... Sì, piattaforma universitaria che pubblica lavori di ragazzi, ma sono sicuro che se questa piattaforma è stata fatta, è stata concepita con criterio, nei termini d'uso ci sarà una clausola che dice che la responsabilità su quello che viene caricato è dell'utente. No, ma perché questo è quello che tiene in piedi tutta internet. Cioè, se non ci fosse questo principio, nessuno avrebbe fatto YouTube, nessuno avrebbe, perché se no li chiuderebbero il giorno dopo. Perché loro non potrebbero avere dei poliziotti che tutto il giorno stanno a guardarsi milioni e milioni di giga di roba. E quindi loro cosa fanno? Ti mettono a disposizione la piattaforma e si mettono nell'atteggiamento del service provider, nel senso più asettico del termine. Cioè, noi mettiamo a disposizione la piattaforma, quello che ci fai è responsabilità tua. Se ci arriva una segnalazione che quello che tu stai caricando roba illegale, ti chiudiamo l'account. Questo è un po' il... Non solo, se poi questa cosa porta dei danni, noi forniamo i dati tuoi, ti vengono a prendere. Questo è l'approccio. Quindi il fatto che una cosa ve la lasciano caricare non vuol dire che allora è pulita. Perché tant'è che ogni tanto si caricano dei file su YouTube e YouTube alla fine del caricamento dice: non te lo posso caricare. Dici: ma come? Perché c'è sotto un brano musicale che è tutelato, ad esempio. Ma io ho fatto il video del mio matrimonio, come fai a esserci copyright? Certo, ma se sotto il video del matrimonio ci metti i Pink Floyd non si possono stare su YouTube. Ok? Oppure se te lo lascia mettere, magari ti assume la responsabilità che prima o poi te lo tolga e ti arrivi la segnalazione che non poteva starci. Questo è esattamente ciò che tiene in piedi tutti questi sistemi. Idem su SlideShare. SlideShare non sa se io queste slide... per tre quarti le ho copiate e non può saperlo, quindi lui me lo lascia caricare. Se poi ci sono dentro delle immagini, qualcuno poi farà una richiesta e verranno rimosse. Ah sì, allora citare la fonte in realtà andrebbe fatto comunque, non è se cito la fonte, perché articolo 70 ci dice che il riassunto, la citazione e la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore. Ok? Quindi non è un optional quello di citare. Ok? Ma la semplice citazione non mi mette al riparo da tutto. C'è un po' questa credenza popolare: ma io ho citato. Cioè, le credenze in questa è la meno pericolosa. La più pericolosa è quella che se è su internet allora si può usare. E vabbè. Un conto, se questa cosa la sento dire dai ragazzini, vabbè, in questa sede credo che un minimo di senso civico che ci sia. Non è che se è su internet allora è del popolo, cioè comunque ci sono comunque delle regole. Ecco, l'articolo è 71 bis, quello che si occupa degli handicap, che citavo prima. Vedete, ai portatori di handicap sono consentite per uso personale la riproduzione di opere e materiali protetti dall'utilizzazione della comunicazione, purché siano direttamente collegate all'handicap. È ovvio che se no troppo facile, non deve essere strettamente legato all'etica. Sì. Alla fine di questa discussione mi sembra di capire un po' allora che stiamo rischiando di creare dei copia e incolla, ma non un rischio e pericolo, nel senso che l'ideale sarebbe riuscire a produrre qualcosa di autenticamente nostro e lì si può poi... Ma allora, è ovvio che se un contributo è totalmente nuovo, creativo, fatto da me, il problema non si pone, perché è tutta roba mia, non devo chiedere permesso a nessuno. Ma in realtà quello che ci ha mostrato prima Luca e che io ho cercato di ribadire nella mia introduzione è che ci stiamo allontanando sempre di più da questo modello. Cioè, la creatività sta diventando molto più, come dire, meticcia, molto più ibrida, quindi è sempre più difficile che si parta da zero. Pensate anche alla musica digitale, pensate all'informatica. Cioè, se qualcuno sa come si fa un sito web, mai nessuno parte a sviluppare da zero. Si parte da dei template che vengono preconfezionati,
si usano dei software che qualcuno ha già fatto, quindi tu non fai altro che customizzare, e più si andrà avanti e più sarà così, cioè più si riutilizzerà un contributo creativo fatto da altri. Quindi in realtà è una soluzione, è difficilissimo da portare. Io stesso nelle mie slide prendo pezzi di, ogni tanto mi serve un'immagine, le mie slide sono un po' più noiose delle vostre perché sono un banalissimo giurista, quindi parto dalle norme, dalle sentenze, quindi sono testuali. Però quando mi servono delle immagini, cosa faccio? Vado su Flickr, vado su Wikimedia Commons e cerco di prendere qualcosa che non mi crea una scocciatura in futuro, ok? Però ripeto, l'obiettivo di questa giornata era non di farvi uscire con l'ossessione, oddio, stiamo facendo qualcosa, no, era farvi capire che a volte basta leggere il link che c'è in basso per capire cosa potete fare, capito? Quindi avete tutti gli strumenti culturali per farlo. La stessa cosa vale per la privacy, perché a volte mi si chiede, ma non lo so qual è, prima ci si è aperta una pagina sui cookies, anche lì a volte basta leggere per capire. Capisco che siano, spesso questi documenti sono scritti volutamente in un linguaggio legalese che allontana, e questa è una brutta abitudine dei miei colleghi avvocati che cercano di appunto indispettire l'utente utilizzando un linguaggio che allontana. Questo è vero, e in realtà è vero anche con le Creative Commons. Adesso vi faccio vedere una cosa delle Creative Commons che vi farà ridere. Allora, se voi aprite una licenza Creative Commons, compare come ce l'ha fatta già vedere Luca prima, ok? Quindi molto semplice. Con, in realtà, cosa ci dice? Che questa è solo una versione, un human readable summary, una versione riassunta. La vera licenza è questa qua. Sembrava troppo bello. Vedete? Ma perché non, purtroppo il diritto ha le sue regole, ha i suoi modi di comunicare, di muoversi. E quindi la licenza che nell'eventualità di una causa di fronte a un giudice verrà tirata fuori è questa qui. Quell'altra è la versione, diciamo, per strizzare l'occhio all'utente medio che non ha voglia, tempo e gli strumenti culturali per capire questa, allora legge quella. Però vedete che quella là, siate onesti, questa qua non c'è bisogno di un master in proprietà intellettuale per capirla. Adesso, questa è la versione in inglese, se volete ve la faccio vedere in italiano, basta mettere IT qua in alto e viene fuori in italiano. No, non gli è piaciuto. Strano. No, c'è la traduzione, devo andare da qua però, italiano. Ah no, did.it. Vedete, questa, per leggere questa non c'è bisogno del master in proprietà intellettuale, perché cosa ci sta dicendo? Che sei libero di condividere, riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico quest'opera. Sei libero anche di modificare, remixare e trasformare materiale basato su di esso. Vedete che è un linguaggio comune, corrente, alle seguenti condizioni: attribuzione e stessa licenza. Adesso l'avete fatto, ok? Perché c'è stata l'occasione organizzata da Luca, io ero da queste parti, ma potete adesso diffondere il verbo, nel senso che potete, tutte le volte che un vostro collega vi fa questa domanda, gli dite, ma vai a leggere la licenza, dai che la capisci da solo, ok? Poi se mi invitate a fare un corso, mi pagate, io vengo sempre, comunque sempre molto volentieri, non pensate. Cioè, se volete comunque darmi un 500 euro per spiegarvele ancora queste cose, io li prendo, però era per dirvi che non c'è sempre così bisogno, ok? Altro? Non so. Fino a che ora abbiamo previsto? Ci siamo. Altre esperienze, commenti? Vabbè, aggiungi pure. A dire che davvero con Simone è tanto che ci tenevo che venisse qua, anzi quando io ancora lavoravo all'ufficio scolastico avevo pensato addirittura, ti ricordi, a un convegno anche più esteso eccetera, perché è un passaggio fondamentale. Però ecco, ci tengo a puntualizzare questo aspetto qua, che tutto questo non deve accrescere il nostro timore, al contrario. Ora siamo consapevoli, sappiamo che ci sono un sacco di ambienti online da poter utilizzare,
sappiamo che ci sono delle metodologie didattiche di base da scoprire, da approfondire, e sappiamo che c'è un diritto da rispettare, d'accordo, però l'avete visto, no? Ci sono già piattaforme come Jamendo, Flirk, eccetera, le altre che abbiamo visto che raccolgono già immagini di questo tipo, Google con la ricerca avanzata ci dirotta, se non proprio al 100%, però al 99% verso immagini, video, audio, di tutto e di più già sotto licenza. Quindi secondo me gli strumenti per poter fare, e a questo punto anche la conoscenza, la consapevolezza ci sono. A questo punto secondo me mettersi in campo e aiutare i nostri ragazzi a diventare editori loro insieme a noi di contenuti digitali è sicuramente una strada che possiamo percorrere. Stavo facendo vedere per chi volesse poi rimanere in contatto, a parte per accrescere il mio ego, così se mi date dei like mi piace un sacco, no, però per rimanere in contatto, perché io tutti i giorni posto articoli, cose. Questa è la pagina Facebook, Simone Riprandi Page. Appena ce l'ha con nessuno. Sì, comunque era solo per farvi vedere che, vabbè. E questo è Twitter. So che Twitter in Italia si usa un po' meno. Adesso dovremmo fare il selfie con dietro la platea. Scusa, come fanno le rockstar. Guarda che bello. Mi state dando una licenza in questo momento ad utilizzarla. Chi non vuole abbassi la testa. No, veramente, mi avete dato una licenza, testimonianza registrata che mi avete autorizzato a distribuire. Non dire, ma scusa. Ma non so se puoi risponderci anche su questo. A noi a volte capita di fare degli eventi con i ragazzi e avere la voglia di mettere questi eventi con le loro bellissime facce online. Una delle come dire, ristrettezze che i nostri dirigenti scolastici ci invitano a seguire è quella: non mettete le facce dei nostri alunni online. Allora, come ci possiamo muovere? Qual è il margine legale di questa cosa? Io ho avuto risposte molto diverse da chi mi diceva assolutamente meglio non pubblicare nulla, così almeno siete a posto a 360 gradi, ad altri che dicono fatevi dare delle autorizzazioni ad hoc, e altri che dicono neanche quelle bastano. Infatti spesso vi sarà capitato di vedere foto con gli insegnanti e i ragazzi, e le facce dei ragazzi sono in qualche maniera oscurate. Vi volevo chiedere anche a proposito delle foto che esponiamo nelle aule o comunque a scuola su eventi organizzati dalla scuola, come giornate sportive, per esempio alle spalle ci sono foto di ragazzi che hanno partecipato a delle gare l'anno scorso, possiamo continuare a farlo oppure no? Allora, avete volentina, adesso stiamo a vedere. Sul tema specifico c'è una mia video lezione liberamente online, qua trovate le slide, si chiamava Privacy e diritti d'immagine nella scuola, dura mezz'oretta, c'è proprio un po' di più, 45 minuti, la trovate sul mio blog, queste sono le slide, ma se volete proprio anche il video lo trovate sul mio blog, e adesso pian piano si sta aprendo, e la risposta effettivamente è delicata. Perché, allora, adesso stavo cercando, so che il garante privacy si è espresso riguardo, dando un parere anche lì, è un parere, è un'indicazione, il garante privacy non è un giudice, è un'autorità amministrativa che dà delle indicazioni, e diceva che sostanzialmente se le immagini sono tratte nella comune attività didattica non dovrebbero esserci problemi. Però ho sentito anche di problemi tra genitori che fanno le foto allo spettacolo di fine anno e no, alcuni non vogliono che le foto del figlio escano, altri invece sì, e quindi si crea il conflitto, poi si trovano sul gruppo WhatsApp dei genitori e scoppia tutto. Allora, il parere è questo qua, la privacy delle banche di scuola, credo, se non ricordo male, è un opuscolo fatto nel 2010, più o meno sembra 2010 è abbastanza aggiornato, nel senso che non è che ci sia stato grande cambiamento,
però non c'è stato grande cambiamento, vedete anche qua quello che diciamo all'inizio, tra il 2010 e il 2016 dal punto di vista della normativa non c'è stato grande cambiamento, la legge privacy è quella, ma dal punto di vista della tecnologia, pensate come era già diverso, non c'era il WhatsApp e il Dropbox selvaggio che c'è adesso, no? O il, che ne so, o il Facebook selvaggio, erano già i primi anni, quindi queste cose sono cambiate. La risposta è allora, tendenzialmente io per una questione di prudenza cercherei dove è possibile di evitarlo, in alcuni casi non è possibile evitarlo, nel senso che se devo fare, devo documentare un progetto, fatto un'attività didattica, ovvio che sto fotografando i bambini e non vedo neanche il problema. Il fondamento normativo, per farvi vedere, niente, non si apre purtroppo. Ah, è finito tutto, è scoppiato tutto. No, vi faccio vedere quelli che noi chiamiamo diritti d'immagine. I diritti d'immagine sono questi qua, articolo 96, ritratto di una persona. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto, messo in commercio senza il suo consenso. Però l'articolo 97 ci dice che non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici, didattici, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltesi in pubblico. Cioè io difficilmente stasera posso mandarvi a casa delle diffide perché avete messo la mia foto su Twitter, ok? Anche perché io sono di minori, non occorrerebbe il consenso dei genitori. Esatto. Il discorso qual è? Che qua, allora, in realtà se è una cerimonia di interesse pubblico, allora vado a fare, sono il fotografo di cronaca, vado a fare una foto, vado a fare delle foto durante il comizio di un politico che si tiene a Como. È ovvio che se nella folla ci sono anche dei bambini, io non è che posso diventare così matto a oscurare, anche perché non stavano facendo nulla di particolare. Se ci fate caso però, i giornali, i telegiornali, in alcune situazioni, quando si parla di questioni molto delicate, oscurano. Ma in realtà la fonte normativa di quella loro scelta non è tanto né la legge sul diritto d'autore né la legge sulla privacy, anche perché la nostra legge sulla privacy è più propriamente una legge sul trattamento dei dati personali. Quindi non è tanto, sembra la stessa cosa, ma è diverso. Quindi in realtà dovete andare a cercare in un altro campo del diritto, che è la legge sulla stampa, e nello specifico la deontologia del giornalista. Quindi quando si tratta di giornalisti, di pubblicazioni che poi vanno sugli organi di stampa, sono le norme deontologiche che entrano in gioco, quindi norme di carattere più che altro etico-comportamentale che tutelano a tutela della categoria dei giornalisti. Quindi lì trovate alcune regole specifiche che ci dicono quando il minore può essere mostrato e quando il minore invece va oscurato. Mi sembra che sia la carta di Trento, se ricordo bene. In questo parere del garante privacy, se lo aprite, se si riesce ad aprirlo, adesso si sta aprendo, si sta aprendo, eccolo, trovate qualche indicazione in più e poi vediamo se mi apre. Carta di Trento. Vediamo minori. Eccolo. La tutela del minore nell'attività giornalistica. Se date un'occhiata a questi carte di Treviso, ecco perché non la trovavo, che idiota. È tardi anche per me. È comunque in Triveneto, dai. Non ho sbagliato. Ok, quindi qua trovate, però appunto sono norme di carattere più che altro deontologico che entrano in gioco nell'attività giornalistica. Giustamente voi direte, ma io non sono un giornalista, perché devo tenermi? Ma infatti bisogna vedere, per questo che un legale che mi deve rispondere su questo quesito, visto che un legale che ti dà un parere su questo tema si assume una responsabilità non da poco, tende alla iperprudenza, quindi ti dice, ma no, io nel dubbio la oscurerei. A me è successo di parlare di appunto minori così, nel dubbio ho oscurato, però
vedete in queste slide c'era un esempio di immagine, vabbè, devo, essendo un po' lento, un po' fatica, però qua trovate un po' di, diciamo, concetti base. Innanzitutto invito a non confondere diritto d'autore, copyright con privacy, che è uno dei grossi equivoci, no? Ma perché questo è quello che, l'errore di fondo che si fa di mettere in un'unica pagina del sito in basso privacy copyright come se fosse un tutt'uno, invece adesso avete capito che sono due cose diverse. Copyright si occupa della tutela delle opere creative, quindi dal lato dell'autore che crea e degli utilizzatori delle opere. La privacy tutela la sfera della riservatezza, e nel nostro caso italiano in realtà noi abbiamo una legge sulla tutela del dato personale, che è ancora è ancora uno sottoinsieme della tutela della privacy, perché è la raccolta e la gestione dei dati personali. In alcuni casi l'immagine del minore può comunque essere inteso come dato personale, in altri casi c'è comunque una, diciamo, un cappello di tutela di carattere deontologico che dobbiamo andare a verificare. Ovviamente in questa sede non riusciamo a vedere tutte queste cose, però gli spunti che vi do sono questi. Anche perché appunto è difficilissimo rispondere a priori, posso o non posso, la risposta è sempre dipende dal contesto, dipende da chi lo fa, da cosa sta facendo il bambino, ok? Perché se è una situazione in cui il bambino ne esce svilito, danneggiato, offeso, è ovvio che anche il buon senso suggerisce che è il caso di non diffondere, no? Vedete, questo è un esempio dove era un evento di OLPC, quindi questi nuovi computerini. Io nel dubbio i bambini li ho messi così, gli adulti no, perché? Perché era un evento aperto al pubblico, quindi gli adulti in teoria potrebbero invocare il diritto ex articolo 96-97, no? Perché sono riconoscibili, però in questo caso visto che la foto è stata tratta in un contesto di un evento pubblico aperto al pubblico in cui loro erano consapevoli del fatto che c'era uno che gli faceva la foto, non si possono lamentare. Come ho detto prima, quando vi ho fatto il selfie, ho detto, a parte che non sarete riconoscibili, quindi forse questi qua in prima fila si possono lamentare e vantare un diritto, però tendenzialmente mi avete, diciamo, implicitamente autorizzato a diffonderla. Si è fatta una certa, però se avete altre curiosità. A proposito di foto, abbiamo una liberatoria in istituto che copre, ecco, è sufficiente a garantirci? Giusto, non avevo considerato l'ipotesi. Molte scuole, che sono state le più, come dire, previdenti, all'inizio dell'anno scolastico fanno firmare al genitore una sorta di liberatoria, come dire, generica. Anche lì bisogna vedere come è stata scritta, se è stata scritta da qualcuno bravo o se è stata fatta copia incollando delle cose. Vabbè, adesso purtroppo non ho tempo di esaminarla, però sì, è comunque un buon punto di partenza, nel senso che avere... Scusate, se dovete uscire magari... Grazie. È un buon punto di partenza, perché avere un pezzo di carta firmato già vi pone, da un punto di vista, diciamo, probatorio, con le spalle un po' più riparate, perché nel caso di una diatriba giudiziaria, il genitore non può usare l'argomento ma io non sapevo, tu dici vabbè, parliamone, qua c'è un pezzo di carta firmato da te, poi discutiamo se magari quello che noi abbiamo fatto eccede quanto tu ci hai autorizzato a fare, però capite che già il suo margine d'azione si restringe molto, quindi avere una liberatoria è sicuramente un buon punto di partenza, e infatti in queste slide qua parlavo proprio della liberatoria. Vi invito a darle un'occhiata, ok? Cioè a dare un'occhiata a questa mia lezione. Poi magari su Twitter, su Facebook, poi mando tutto a Luca e vi faccio rivedere tutti i contenuti che mi possono interessare. Altro? Io avevo una domanda. Prego. Non so quanto, come dire, non so se possa avere uno strettissimo legame oppure no, non intendendomi, come dire, di giurisprudenza. Si stava pensando qualche settimana fa con Luca e con la dirigente di fare una sorta di liberatoria anche per l'utilizzo
di internet, non tanto a scuola ma dai ragazzi a casa per uso scolastico su richiesta dei docenti, senza necessariamente che i ragazzi debbano crearsi una sorta di mail, un account eccetera, però la possibilità di entrare sulle nostre piattaforme su cui postiamo i nostri lavori, su cui loro devono postare i loro. Volevo capire se la giurisprudenza dice qualcosa in merito, visto che nel nostro caso sono tutti comunque minorenni. Noi abbiamo delle piattaforme su cui mettiamo, non tutti, però molti docenti adesso utilizzano delle piattaforme come Edmodo, dove mettiamo dei materiali che supportano le nostre lezioni e dove i ragazzi possono mettere i loro commenti, ma addirittura i loro lavori. E possono renderli visibili, sono piattaforme chiuse comunque, nel senso che sono ad uso esclusivo degli insegnanti e dei ragazzi piuttosto che dei genitori. Volevo capire appunto se è il caso oppure no, oppure quando noi chiediamo ai ragazzi di accedere ad internet da casa o da scuola, dobbiamo in qualche modo cautelarci oppure no? Come al solito la risposta è dipende, perché dovrei vedere queste piattaforme che regole hanno, non riconosco, ammetto. Però giro con un altro esempio. Alcune università italiane grosse dovevano in questi ultimi anni rinnovare il servizio di posta elettronica. Beh, morale, una di queste università, invece di fare un bando pubblico in cui chiedeva alle aziende di informatica di proporre dei servizi, delle offerte economiche, si è vista fare un'offerta da Google, la classica offerta che non potrai mai rifiutare, nel senso che Google ha detto: quante ve ne servono? Loro hanno detto: se ne servono 30.000. Google ha detto: io te ne do 100.000 gratis. Se io fossi il rettore di questa università, insomma, suderei freddo di fronte a questa, perché sì, da un giorno con l'altro ti trovi ad avere un servizio di posta elettronica che funziona benissimo, perché non si può negare che Gmail funzioni bene, con il problema fra virgolette etico del obbligare gli studenti di un'università pubblica a dover cedere i loro dati personali a Google. Infatti questo aveva generato, qualche docente si era un po' arrabbiato per questa cosa, perché tra l'altro gli studenti non lo sapevano, da un giorno con l'altro, loggandosi dalla piattaforma dell'università, hanno visto che la casella di posta cambiava, non era più quella di prima ma era Gmail. Lasciamo perdere il discorso del bando pubblico non bando pubblico, il fatto che alcune aziende che fanno email sono un po' stupite, ma caspita, l'università pubblica non fa un bando. Il problema è che lì non è uscito neanche un soldo, era gratis ed era un servizio di una qualità superiore. Il problema è che però Gmail, essendo Google, applica le sue di regole, che sono quelle dello stato del Delaware, quindi la privacy è molto molto più lassa, molto più diciamo il livello di tutela della privacy è molto più basso rispetto a quello europeo, perché gli americani hanno una concezione diversa, punto. E quindi tu hai costretto 30.000 dei tuoi studenti e tutti quelli che verranno successivamente, che si iscriveranno all'università, ad accettare un regime di privacy che non era quello che magari loro volevano. E questo era anche lì un dilemma più etico che legale, giusto? Perché dal punto di vista legale, anche a me hanno detto, nessuno ha pagato nulla. Dal punto di vista tecnico, l'email funziona meglio, 10 volte meglio di quella che avevano prima, quindi nessuno si lamentava. È solo un dilemma, appunto etico, per dire: io posso o non posso costringere gli studenti di un'università pubblica ad accettare le regole di privacy di uno stato estero come gli Stati Uniti? Non se ne esce bene da questi dibattiti, perché ancora adesso non si capisce, cioè tutte queste belle piattaforme stanno in un certo senso importando dei modelli giuridici che non sono nostri. Anche Facebook stesso, io ho fatto un articolo in cui raccontavo di un mio amico che fa il blogger, che si è visto cancellare dei post che erano palesemente delle cose ironiche, cioè delle goliardate. Si è visto cancellare da Facebook perché qualche cretino che non aveva colto l'ironia aveva segnalato. E poi c'è pieno Facebook di robe su naziste, fasciste, razziste. Quelle robe lì le lasciano, ma anche lì, perché probabilmente la sensibilità del californiano medio, o comunque di colui che si occupa del controllo, è diversa da quella che possiamo avere noi. E quindi internet sta ponendo dei dilemmi non da poco, non solo giuridici, perché
cosa succede? Che noi abbiamo il diritto che ragiona ancora in ottica nazionale, perché certo. Si parli tanto di Unione Europea, però soprattutto le norme penali sono ancora nazionali, no? Con dei modelli, delle piattaforme che invece ormai hanno abbattuto tutti i confini. Io ho dei colleghi, io faccio il consulente per una fondazione no profit che fa ricerca, e noi utilizziamo come posta elettronica e come database interno Google, quindi Google Drive e Gmail. Beh, morale, quando vanno a fare i convegni in Cina, loro non sono irraggiungibili sulle mail e perdono anche l'accesso a tutti i loro documenti su Google Drive. Perché? Perché in Cina Google non lo fai funzionare come lo fai funzionare qua. Quindi capite, non ci vuole tanto. Questi sono i dilemmi che vengono posti. Quindi noi stiamo qua tanto a pensare all'articolo 70 della legge sul diritto d'autore, e poi in realtà quando ci scriviamo a slash share, a Facebook, così, abbiamo accettato le norme del Delaware, e quindi il nostro bel articolo 70 in realtà mi passa in secondo piano, con un dilemma non da poco, perché l'articolo 70 è stato approvato da un legislatore che qualcuno ha eletto e che sottostà ad una costituzione. Le norme di Facebook sono state fatte in una stanza chiusa nei piani alti di Palo Alto in California da qualche imprenditore che di lavoro fa l'imprenditore, non gli frega nulla di fare il bene del mondo, okay? E non rappresenta nessuno dal punto di vista politico, e quindi occhio, perché queste regole, che in realtà si mettono come una sorta di livello superiore a tutto il resto, sono le regole di carattere privato contrattuale che devono tutelare un'attività imprenditoriale, e vanno addirittura appunto in primo piano rispetto a delle norme che invece sono per noi diritto penale, diritto civile, la Costituzione. Perché quella cosa che hanno tolto quel mio amico era la follia totale cancellarla, perché ci sarebbero decine di sentenze sulla libertà d'espressione che lo tutelano, eppure per qualche utente Facebook erano offensive e Facebook le ha rimosse. In compenso lasciano le cose dove si scannano i cani, ci sono le immagini di violenza, le cose che inneggiano a Hitler, queste cose qua ci sono ancora. È il nonsense di internet, però ripeto, qua stiamo uscendo un po' dal seminato, però effettivamente questo è un problema vivo. Quindi buono. Quindi dovrei vedere queste piattaforme, nel senso che sì, no, ecco, tornando alla risposta, se il genitore viene informato all'inizio dell'anno scolastico che buona parte delle attività passeranno attraverso queste piattaforme, insomma, non si può lamentare. Esatto, dirlo prima all'atto dell'iscrizione, dare un'informativa dove si spiega sta cosa, potrebbe essere un buon punto di partenza. Perché sennò appunto c'è quello, io ho visto, portandolo ancora sul livello più basso, no? Gruppo WhatsApp dei genitori, e poi arriva il genitore che dice: no, io WhatsApp per principio non lo installo, e tu blocchi 25 genitori perché il 26esimo WhatsApp non lo vuole, perché dici: cosa faccio? Lo taglio fuori, dopo questo si offende, questo in consiglio di classe mi tira in piedi il casino. Allora no, sono dilemmi anche questi. Però questo qua dice: no, io WhatsApp non lo voglio perché la mia etica non mi permette di... Io non voglio lo smartphone. Io sono vecchio stampo e lo smartphone non lo voglio. Voglio il cellulare ignorante. Mandatemi l'SMS. E voi cosa fate? Lo so che ce ne sono ancora e li capisco da un lato. Vabbè, no, questa slide era appunto per ricordarvi che sono qua. Ok, orsù seguitemi. Grazie. Grazie. Thank you.